Amiche e amici di Sportpiù, benvenuti alla Piscina Monumentale di Torino. Reale Mutua Torino 81 contro Rainantes Florentia, due squadre che lotteranno insieme al Bogliasco per salire in Serie A1. Alla meglio Florentia, che nel primo tempo traccia un solco profondissimo tra i toscani e i torinesi, 8-2, ma nella seconda parte di gara la squadra di Simone Aversa cerca di riscattarsi e con un recupero incredibile arriva quasi a raggiungere la parità 11-10 prima della rete finale della Florentia, che chiude l'incontro sul 12-10. Ma sentiamo le voci dei due tecnici. Simone Aversa, una classica partita dai due volti, i primi due tempi da dimenticare e poi la Torino 81 che fa vedere tutto il suo potenziale. Sì, probabilmente abbiamo un po' di tensione, ci ha fregato nei primi due tempi, ma gli abbiamo veramente regalato troppi gol e sbagliato troppi passaggi, troppe scelte, eravamo veramente un po' nel pallone. E poi un po' di orgoglio, un po' di tecnica, un po' di capacità, siamo venuti fuori, però ovviamente non possiamo essere soddisfatti del risultato finale. Ma complessivamente neanche del gioco, perché è stata più una reazione nervosa che qualcosa di buono si è visto, ma siamo indietro come immaginavo. Questa è una partita che avrei preferito fare tra un mese, è arrivata la seconda giornata ed è andata così, però ovviamente siamo all'inizio. Secondo me questa partita ci ha insegnato tanto e ci servirà per il proseguo del campionato. Minetti, ci sta a fumare dopo una partita così? Sembrava tutto chiuso all'intervallo, invece l'ha riaperta più Torino o forse Firenze ha un attimino mollato? No, diciamo tutte e due, noi abbiamo sbagliato, non abbiamo più avuto l'attenzione difensiva che abbiamo avuto all'inizio e siamo stati poco incisivi in attacco. Il Torino ha delle qualità, diciamo che non mi aspettavo di andare 8-2, devo essere sincero, e dopo mi immaginavo sarebbe stata, diciamo, quando la studi in settimana, una bagarre. Così è stata e meno male, almeno ci fa crescere. Voi e Bogliasco le favorite per la promozione, pronostico corretto? Ma secondo me anche il Torino ha delle chance, parecchie chance, è una piscina difficile, una bella squadra ed è lunga e completa. E probabilmente sì, noi siamo, diciamo, sulla carta i favoriti, ma l'album delle figurine Panini non ha mai vinto un campionato.